tutti quelli delle serie. Io sono Ferdinand, sono un gran fan di Sailor Moon. Non si parla di Sailor Moon in questo video di lunedì 20 novembre 2017, ma torno a parlare dell'ultimo, ovviamente la review, la recensione dell'ultimo volume del manga di Attack Ryu, in Italia conosciuto come mille scine, due cuori nella pallavolo. Da poco ho sentito la versione di Cristina D'Avena che ha fatto ultimamente, ora non mi ricordo con chi, nel suo album Duets. Preferisco più la versione degli anni 80, dell'85, per farvi capire. Poi ne parlerò un altro video, non so quando, però io ho sentito tutte le canzoni, c'è un sito, ora non mi ricordo come si chiama, dove potete ascoltare le musiche gratuitamente. E ricordo che questo, adesso in questo video, ci sono delle spoiler, per chi non avesse letto il manga, non ama gli spoiler, non guardi questo video. Questo è il penultimo video, poi domani c'è un altro video, faccio un breve annuncio. Poi da questa settimana ci saranno dei giorni in cui io non farò video praticamente, ma ci tenevo a fare questo. E anche se questi due video che vedrete lunedì e martedì sono da i primi video da 32enne, però io sono li ho registrati ancora da 31 anni, quindi mi sento ancora. Questo volumetto l'ho comprato singolarmente con gli altri due, ovviamente nell'info box lo troverete, a 4,17 su Amazon, perché il canale è affiliato ad Amazon, ma in realtà la Star Comics l'ha messa a 4,70, penso sia una terza ristampa, 2005-2006 la seconda, e questa è 2014, una terza ristampa di questo manga. Nell'ultimo volume possiamo vedere uno sfondo verde, Yu, in Italia conosciuto come Mila, e Mila che schiaccia la palla con la divisa nazionale, quella che abbiamo potuto vedere nell'anime degli anni dell'85, anzi dell'84, però in Italia è rivolta all'85, quindi una nazionale giapponese. Attack Ryu è un manga delle mangaka Jun Makimura e Shinsu Koizumi, penso sia una donna anche lei, non lo so. E dietro è così la palla rossa. Ci sono molte differenze in tutti i sensi con l'anime degli anni 80, il primo anime degli anni 80. Come ho detto e ripetuto, non mi piace molto quello che è stato fatto nel 2008 con la collaborazione con i cinesi in occasione delle Olimpiadi di Pechino nel 2008, perché vedere una Mila ultra quarantenne come se fosse è stato un po' eccessivo. Se avessero fatto un secondo anime e avessero continuato con la Yu o Mila, in Italia è chiamata Mila, con Yu Azuki in versione ragazzina come nell'anime 80, nell'anime dell'84 e come in questo manga, secondo me mi avrebbe piaciuto anche una seconda serie. Stessa cosa è successo, è successo se Kaoru Tada avesse fatto un continuo di Love Me Ignite, Kiss Me Ninja, io avrei preferito vederli, ovviamente, nelle continuazioni. Yu Azuki, a differenza dell'anime... chiedo scusa, c'è questa tosse. Yu Azuki, a differenza dell'anime dell'84, non subisce incidenti come infortuni, ma a livello psicologico si trova in certe situazioni in crisi con se stessa. Quindi, non ci sono incidenti per quanto riguarda infortuni durante le partite di pallavolo, ma a livello psicologico Yu o Azuki Mila ha
dello stress, quindi che porta ad avere una crisi all'interno di sé, dentro di lei. Eri Takigawa, Kaori Takigawa in Italia per Mediaset, a differenza dell'anime dell'84, dopo le medie, non giocherà mai contro Yu e Nami Ayase. Compare in alcune scene come una semplice amica di Yu e Nami. Quindi non la vediamo molto, non la vedremo mai come se siamo come nell'anime dell'84, rivali anche sul campo di battaglia, cioè nel campo di sportivo di pallavolo. Kuniko Mitamura, l'allenatore, Sotachiki Shiro in Italia, e Toshikiko, padre di Yu Azuki, appaiono molto di meno a differenza dell'anime. Come nell'anime, anche Sotachiki risulta essere un semplice amico, perché in Italia Mediaset nell'85 inventò questa storia d'amore tra Yu e Tachiki. Sotachiki, penso si chiama il nome, Tachiki il cognome. Però sia nell'anime, anch'io me lo chiedevo da piccolo, non le ho mai visti baciarsi, quindi io non potevo sapere che era tutta un'invenzione. E avevano inventato nel doppiaggio italiano che Mimi, protagonista di un altro anime di pallavolo, un altro anime manga a livello sportivo, Spoken, fosse Mimi è la nazionale di pallavolo, vi ricordate l'anime? Fosse cugina di Yu Azuki, quando in realtà nel manga non c'è riferimento, perché in realtà è Mediaset che ha inventato tutto questo per avere all'epoca nell'85, dall'85 fino ad oggi, avere degli ascolti per far aumentare all'epoca i telespettatori italiani. Però la cosa più strana è che all'epoca nell'85, secondo alcuni forum, le persone si davvero, guardando l'anime di Yu Azuki, andavano a iscriversi nelle squadre di pallavolo. Ora non so come funziona, però davvero aveva fatto in Italia questo boom, a differenza del Giappone con Long Big Night, Kiss Me Licia, che non ha avuto successo. In Italia sì, stessa cosa l'anime di Attack on Titan. Daimon e Mitamura nel manga non sono rivali, e proprio Mitamura viene scelto come allenatore della nazionale giapponese. Non c'è questa guerra come abbiamo potuto vedere nell'anime, non c'è proprio, vanno d'amore e d'accordo. Io l'ho visto. C'è una cosa che nell'anime dell'84 non c'è: il meeting del Pacifico. È un evento sportivo di pallavolo, forse solo, non si sa, forse sportivo a livello femminile, che Eri Takigawa deve partecipare, e successivamente anche Yu e Nami parteciperanno alla fine del terzo volume e il finale del manga. Quindi viene citato molto questo evento sportivo, il meeting del Pacifico. Sappiamo solo che si svolge in Australia, quindi da Giappone devono andare in Oceania, cioè in Australia. Nell'anime dell'84 questa cosa non è mai stata menzionata. Daimon compare in questo terzo volume e un flashback della protagonista Yu, come avevo detto nel video dell'altra volta. Ritornando a Shiro, meglio dire a Sotachiki, nell'anime dell'84 Mediaset sbagliò e inventò una storia d'amore tra lui e Yu,
sia nell'anime che nel manga non esiste una relazione sentimentale tra i due personaggi, ma una semplice amicizia. In alcune scene si vede alcuni amici di Sotachiki, Shiro per Mediaset in Italia, che si rivolgono a lui chiamando Yu, volevo dire, come se fosse la sua fidanzata, la sua ragazza, ma lui li guarda ma non gli risponde, stesso atteggiamento che ha nell'anime dell'84. Kyushi Tajima, la madre di Yu, e a differenza dell'anime dell'84, nel manga è davvero morta. Non viene neppure menzionata dal padre di Yu e dalla figlia come nome, da Toshikiko, cioè praticamente non viene menzionato dal marito e dalla figlia. Addirittura non appare nessuna fotografia nel manga di lei, quindi sappiamo solo che nell'anime dell'84 c'è. Il finale del manga è molto diverso dell'anime dell'84. Il manga termina dopo una partita di pallavolo e la protagonista Yu immagina lei insieme a Nami ed Eri Takigawa con la maglia della nazionale giapponese di pallavolo. Quindi è stato davvero molto diverso, però lo stesso finale dell'84 che si svolgeva con le Olimpiadi, per le qualificazioni delle Olimpiadi per Seoul. Però lei finisce che immagina di avere questa maglia, divisa, come non so come chiamarla. E con questo io concludo la saga della recensione dedicata a Attack on Yu, a Yu e Sotachiki, Mine Shiro, e Due cuori da pallavolo, modo di dire, Due cuori da pallavolo. E non so se è il prossimo lunedì, perché adesso Love Week Night, mi mancano i due ultimi due volumi, non so se il prossimo lunedì ci sarà i video regali, perché adesso c'è una pausa, non so ancora bene cosa verrà il lunedì prossimo. Ricordo sempre l'info box, lo trovate su Amazon a 4,17€ ogni singolo volume, perché sono tre il manga, un manga di genere sportivo, spoken. Nell'info box, il canale affiliato ad Amazon, trovate anche i canali dei ragazzi di Sailor Team e i miei social network. Noi ci vediamo domani con questo breve annuncio, e poi c'è questa, già vi anticipo, e poi non so se riuscirò a registrare i video la prossima settimana, cioè da in questa settimana. Ciao ciao.